2017, altro stand, ci troviamo nello stand di Caffè Corsini e siamo in compagnia di Patrick Hoffer, il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda, che intanto invitiamo a salutare. Buonasera a tutti. E al quale chiediamo qual è l'offerta Horeca per tutti i visitatori di Host. Che cosa presentate qui a Host? Dunque, qui ad Host presentiamo molte novità. La prima fra tutte è il restyling del nostro brand Caffè Corsini 1950. Il 1950 è l'anno della fondazione dell'azienda e abbiamo voluto approfittare di questo fatto proprio per sottolineare l'importanza della tradizione, l'importanza della artigianalità e della storia della nostra azienda, creando proprio un piccolo bar anni 50 con un bancone in stile anni 50 e richiamando questo direttamente nel nostro nuovo brand. Oltretutto presentiamo anche il restyling dei pack dei nostri principali prodotti che vendiamo nel canale Horeca, che sono il caffè Elite ed il caffè Special, due miscele di arabica e robusta. La miscela Elite è la più venduta nel settore e la miscela Special. E inoltre, per la prima volta, presentiamo la riserva del dottor Corsini. È anche questa un'occasione per sottolineare l'importanza della tradizione di oltre 60 anni di storia, che sono fondamentali nel DNA di questa azienda. Patrick, voi non presentate solo questo, alle mie spalle c'è il packaging di tutte le mono origini di cui siete leader e per fabbricazione e per distribuzione, ma c'è una cosa che tu mi hai mostrato pochi minuti fa, mentre io ti chiedevo a telecamere spente che cosa presentavate in questa manifestazione internazionale che, ricordiamola, è tra le prime al mondo per questo segmento, l'Horeca. Ebbene, tu mi hai mostrato una bottiglietta che mi ha colpito particolarmente. Che cos'è? Questo è un nuovo progetto di cui siamo molto felici e che presentiamo qua ad Host per la prima volta, ed è la nascita della prima distilleria in Italia artigianale di gin, dedicata esclusivamente al gin. Come nasce? Perché? Nasce da una passione mia personale, devo essere sincero, è una passione per il gin e per tutto quello che ruota attorno al mondo del gin. E un po' di anni fa ho scoperto che la qualità migliore del ginepro per l'industria del gin proviene dalle colline toscane, quindi dalle colline tra Firenze ed Arezzo. Non solo, ma un altro ingrediente fondamentale di gran parte dei gin presenti sul mercato è la radice dell'iris, e l'iris, come sappiamo, è il simbolo di Firenze, il giglio fiorentino. Per cui queste due cose mi hanno fatto pensare che in Italia non esiste una distilleria di gin, perché non farla proprio sulle colline di Firenze, e questa l'abbiamo fatta a Pelago. Quindi un paese sopra Firenze, vicino a Vallombrosa, sulla strada per Vallombrosa, ed è la prima distilleria in Italia di gin. Il gin si chiama Peter in Florence, proprio per sottolineare il connubio tra l'Inghilterra, paese dove il gin è leader incontrastato, e la Toscana, quindi Firenze, dove c'è la miglior qualità di ginepro e di iris. L'ingrediente caratterizzante è il petalo dell'iris, un ingrediente poco utilizzato in generale nel gin, ma che lo rende un gin veramente ottimo. Ma non finisce qui, perché mi hai parlato poc'anzi anche di ditta artigianale. Ditta artigianale è un progetto nella quale la Corsini è parte, perché produce nella sua microtorrefazione il caffè di ditta artigianale, che viene venduto nei locali gestiti da ditta artigianale. Sono due locali a Firenze che ormai sono oltre 4 anni che sono presenti sul mercato e che stanno avendo sempre un grandissimo successo. Sono stata la prima caffetteria specialty in Italia, continuano ad essere un punto di riferimento per l'industria, per il mondo dello specialty e della caffetteria in generale in Italia. È un progetto in franchising oppure è un progetto che voi volete mantenere vostro e sviluppare passo dopo passo in altre città solo ed esclusivamente a vostra cura?
Dunque, Dieta Artigianale è un progetto che non prevede il franchising, sono locali gestiti direttamente da una società terza che si chiama Dieta Artigianale, e l'intenzione è proprio di aprire con i dovuti tempi e un passo per volta locali in più città italiane. Bene, allora Patrick, intanto io ti ringrazio, sei stato esauriente in pochissimi minuti quanto occorre intanto per riuscire a spiegare a chi è dall'altra parte qual è la vostra offerta per il segmento Horeca. Avremo modo di parlare ulteriormente di Ditta Artigianale e del marchio Caffè Corsini. Saluta pure gli amici di Horeca TV. Arrivederci a tutti. E noi continuiamo per mostrare e documentare con telecamera e microfono le tantissime novità presentate in questa manifestazione internazionale che ha oltre 2150 espositori che provengono da 52 paesi del mondo. Restate con noi, OS 2017 non termina qui.